Eccoci pronti a testimoniare ancora una volta attraverso gli ammiratori tanti della nostra Martine Goyens un'impressione, la sua, quella su queste vele regate, su questo tema dominante del mare. Ecco, questo è un tema tra l'altro ricorrente, questo del mare, nel segno di un amore che è proiettato verso l'infinito. Io la vedo così perché il mare a questo richiama, ma quello che più rende l'idea della forza di questa pittrice è un tratto che riesce a essere forte e armonioso nello stesso tempo. E quindi il mare riesce a esprimere il massimo di quello che in questo caso un pittore può esprimere, anche se poi noi vediamo tanti altri quadri che sono altrettanto magnifici e che danno forti impressioni. Dicevo prima del tratto, è un tratto forte e sensibile che non fa perdere minimamente l'armonia della composizione. Queste impressioni all'aria aperta sono state riportate anche su catalogo. Che tipo di fetta di mercato rappresenta oggi l'editoria nel mercato dell'arte? L'editoria nel mercato dell'arte ha una buona fetta, nel senso che gli amanti dell'arte non si accontentano di ammirare le opere, ma poi vogliono avere sempre qualcosa a casa da rivedere, da ricordare, e quindi le buone edizioni d'arte riescono ad arrivare a un pubblico qualificato e abbastanza esteso. Noi la ringraziamo e naturalmente continuiamo a parlare di pittura. Liberi TV era presente. Grazie.